oggi, tornando a parlare di altri giochi del Game Gear, ce n'è uno che non è mai uscito dal confine nipponico, ma secondo me poteva essere una valida alternativa. Tails Sky Patrol. Volete sapere qual è la storia? Come ci racconta il libretto, ci fa capire che Tails è stufo di essere sempre il solito seguace di Sonic e decide di concedersi una vacanza. E lui stesso parte per un'isola solitaria, trova una lunga ferrovia, pensa che ci sia sempre lo zampino di Eggman, va a controllare e capisce che c'è qualcosa che non va. Una storia semplicissima che però presenta anche qualche piccolo interessante colpo di scena che tutto sommato non mi dispiace. Vediamo la grafica. Allora, questo titolo ha una grafica che, nonostante sia uscito nel 1995, è molto bella colorata. Vi spiego. Allora, ambientazioni praticamente molto in stile Sonic, molto colorate, noto, e anche addirittura elementi di sfondo, cioè alcuni elementi dello scenario in lontananza, che sono in movimento, cosa che non ci si aspetterebbe da un piccolo sistema di intrattenimento portatile come questo. E devo dire che a me mi piace. Poi anche i personaggi, non solo Tails che è realizzato e animato divinamente, anche i personaggi secondari sono animati praticamente bene. Insomma, posso dire che graficamente questo gioco sfrutta le potenzialità grafiche della piccola console Sega, che devo dire tutto sommato, io l'adoro. Sonoro, diciamo che abbiamo effetti sonori molto semplici che provengono dai giochi di Sonic rilasciati su Game Gear e Master System, non è che cambia tanto. Poi abbiamo anche addirittura musiche di sottofondo carine da ascoltare, niente di eccezionale perché non sono proprio incisive come riprodotte su un CD-ROM, però adatte per questa atmosfera cartunesca. Invece sulla giocabilità, questo titolo qua, Tails Sky Patrol, cos'è? Un gioco platform d'azione. Se pensate che sia un titolo tipo Sonic the Hedgehog o i vari derivati, state sbagliando. In realtà, qua cerca di distanziarsi un po' dai canoni della serie. Come funziona? Semplicemente che qua non deve prendere il nostro protagonista Tails, l'unico con cui giochiamo, gli anelli o smeraldi. E Robotnik non c'è nel gioco. Lui sta sempre in volo, il buon Tails, e i livelli si possono compiere andando sempre da sinistra a destra. E poi, tra l'altro, non deve assolutamente cadere, toccare il suolo o urtare contro un oggetto o morirà. Poi, lungo ogni livello, può anche addirittura incontrare alcuni oggetti potenziamenti che possono essere molto utili, ma si porterà sempre appresso un ring dorato, che è come una sorta di proiettile che può utilizzarlo da scagliare contro i nemici, per raccogliere oggetti e anche addirittura per aprire porte. Insomma, è come una chiave inglese quella che si porta dietro. Cos'è? Vuole imitare un pochettino il futuro Ratchet? Non lo so. Solamente che questo gioco, dal mio modesto punto di vista, presenta una difficoltà che è né troppo alta ma neanche troppo bassa. Un pochino lento, è vero, ma che questo qua è un gioco che punta più sulla strategia e la lentezza. E a me mi piace questa ideuzza. Insomma, se volete recuperarlo, che anche è discretamente lungo, non è cortissimo come un classico gioco di Sonic, io ve lo straconsiglio. Tra l'altro, se non lo sapete, era anche addirittura presente in alcune raccolte. Ad esempio, era un minigioco sbloccabile in Sonic Adventure DX, quello per computer, e c'era anche addirittura in Sonic Gems Collection. All'epoca della sua uscita ebbe una valutazione su 22,40, come diceva Famitsu, però io ritengo che secondo me è un gioco dalla buona giocabilità e secondo me bisogna provare a dargli una possibilità, altro che sempre Sonic, anche il piccolo Tails ha bisogno di un po' di avventura, non vi pare? Ci vediamo al prossimo video, amici!
you